Eder. Mech. Pallister. Mi sono occupato sia del caso Resinovic che ora di Cecchettin. Sono un esperto entomologo. Ora dovrò stabilire, analizzando eventuali tracce lasciate da insetti sul cadavere di Giulia, quando è stata uccisa la ragazza. Infatti è possibile che eventuali mosche possano essere venute a contatto con il cadavere e vi abbiano depositato delle uova. Il grado di sviluppo di queste, se sono presenti, diranno quando c'è stato il decesso. Si ricorre a questa tecnica quando i parametri usati solitamente durante un'autopsia e il sopralluogo cadaverico, ad esempio la misurazione delle temperature di corpo e organi, non è possibile impiegarli perché è trascorso troppo tempo. L'entomologia forense è la scienza che studia gli insetti sulla scena del crimine, per stabilire il tempo del decesso e l'eventuale spostamento del cadavere. In sostanza sono gli insetti a diventare i detective. Nei paesi anglosassoni, dove questa scienza si è sviluppata, questa viene impiegata moltissimo. Questa disciplina studia il comportamento degli insetti per ottenere informazioni precise sulla data e sul luogo della morte della vittima. I cadaveri sono famosi per attrarre gli insetti, tanto che quest'ultimi costituiscono circa un 85% della fauna che vi è associata. L'entomologo forense, grazie all'inconsapevole aiuto dei suoi piccoli alleati, riesce quindi ad ottenere informazioni che altrimenti potrebbero rimanergli precluse per sempre. Per comprendere data e ora della morte di una persona, è necessario innanzitutto stabilire l'età degli insetti. In questo senso verifico quali uova o larve sono state deposte prima sul cadavere, al fine di effettuare una stima del tempo minimo del decesso. Solitamente, le prime ad arrivare sul corpo e a deporre le loro uova sono le mosche. L'entomologia forense serve infine per capire se un cadavere è stato spostato o meno dal luogo dell'omicidio. Ogni ambiente, infatti, è popolato da insetti diversi. Se su un cadavere rinvenuto in un bosco si trovano degli insetti che vivono abitualmente in città, è possibile ipotizzare che la vittima sia stata uccisa lì e trascinata nel bosco. Gentili ascoltatori, buona serata da Senza Dialoghi. La risposta di l'esame autoptico che è stato fatto a Giulia conferma che Giulia è deceduta durante la seconda aggressione a Fossò e non durante la prima, quando il testimone alle 23:18 ha chiamato i soccorsi e questi non sono intervenuti. Bisogna comprendere quanto tempo è trascorso tra la prima e la seconda aggressione e bisogna capire se in questo lasso di tempo Giulia Cecchettin poteva essere salvata, cosa che per sua sfortuna no, non è successo. Filippo Turetta la sera dell'11 novembre 2023, dopo i fatti, non ha avuto
intoppi, perché non è stato cercato. È stata la macchina e lo stesso, è stato incominciato a cercare il giorno seguente. Questa è, in sintesi, la verità, ciò che poi è accaduto. Io credo, poi non sono un giudice, non sono un avvocato, che si evince il reato di omissione di soccorso con l'aggravante della morte della persona che doveva essere soccorsa. Spero che Giulia abbia la giustizia che merita, non solo punendo Filippo Turetta, ma anche in quest'altra direzione, poiché io ritengo e continuo a ripetere che la telefonata delle 23:18 avrebbe potuto salvare la vita di Giulia Cecchettin. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di serata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civiglia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.